Grazie mille Giuseppe, grazie mille Giacomo. Sono particolarmente onorato di poter condividere con voi qualche piccola riflessione sul potere costituente e spero di essere all'altezza della presentazione che è stata fatta e che devo dire mi ha fatto anche un pochino arrossire in diverse circostanze. A questo punto io cercherei, che qui ho dei problemi atavici. Ecco, Però bisogna condividere subito che mi ero rimesso a volte a condividere no, di me, errore perché mio. ho sempre colpa mia. Allora io faccio così, adesso ricondividiamo, in modo che poi si possa apprezzare anche. Allora. In realtà quando ho pensato a questa piccola lezione, e devo dire l'ho anche un pochino sollecitata, per costringermi a riflettere sul potere costituente. E ho iniziato a riflettere sul potere costituente perché quest'anno mi è stato affidato il corso sulle fonti del diritto all'Accademia Navale e è stato molto divertente ripercorrere il concetto di fonte del diritto e le basi di alcune nostre idee a misura di ufficiale di marina. Questo per vari motivi, e il potere costituente è stato un tema sul quale questi poveretti sono stati per 3 o 4 lezioni ad ascoltare cose che non credo fossero particolarmente interessanti per loro. Però era particolarmente interessante e divertente per me tenerli lì fermi. Perché l'ho chiamato il feticcio ancestrale? Questo in realtà è perché la mia domanda sul potere costituente riguarda in generale il diritto costituzionale. Cioè io sono partito da questa idea. Il diritto costituzionale ha o non ha un bisogno fondativo che possiamo rinvenire nel potere costituente? E la mia risposta è che il diritto costituzionale nasce nel momento in cui lo Stato inizia a riflettere su se stesso. Per la mia idea di potere costituente, a livello proprio di intuizione, è un'idea abbastanza esistenzialista. È l'idea del soggetto che riflette su se stesso. Il potere costituente nasce nel momento in cui lo Stato cessa di avere una ragione al di fuori dello Stato stesso. In quel momento lo Stato si pone un problema che è: qual è il mio fondamento? E la risposta che si dà è una risposta perfettamente tomistica. Lo Stato è causa sua. Per poter dire che lo Stato è causa sui, è costretto ad elaborare una teoria che è la teoria del potere costituente. Teoria che è strutturalmente ambigua perché il costituzionalista la recupera da un concetto con cui la filosofia politica cerca di leggere la storia. E quindi è un'idea che è tratta da un'altra disciplina e da una disciplina di cui non sempre noi come costituzionalisti riusciamo a comprendere l'essenza, anzi direi che raramente incontriamo dei costituzionalisti che riescono a capire a fondo la filosofia politica. Normalmente noi collochiamo la nascita del potere costituente nei dibattiti in ambiente rivoluzionario francese, e questo perché è il momento in cui il potere costituente si esercita con la maggior frequenza nella storia. 4 costituzioni nel giro di 10 anni non sono poche, e ognuna di queste costituzioni è preceduta da un ampio dibattito sul potere costituente. In realtà io credo che il momento in cui lo Stato inizia a riflettere su se stesso sia molto anteriore, e sia anteriore anche rispetto all'età dei lumi. Probabilmente viene un pochino da prima,
E nasce da un'idea che secondo me è l'idea che sta dietro a qualsiasi tipo di Stato. Ogni Stato è un modello che permette a delle elite di governare su delle moltitudini e di conseguenza crea un problema di giustificazione. E crea un problema di giustificazione in cui si deve giustificare ciò che va contro la forza di gravità, cioè il fatto che pochi riescano a governare molti. Tutto questo è abbastanza banale ogni volta che lo Stato trova una sua giustificazione esterna allo Stato, diventa molto complicato nel momento in cui lo Stato si giustifica esclusivamente con se stesso. Da qui una serie di piccoli problemi che sono, prima di tutto, Humboldt e Kant. Su questo è abbastanza divertente osservare che Kant parla abbastanza poco di potere costituente, mentre ne parla molto Humboldt, che è il suo allievo forse più mediocre. Qual è il tentativo che fa un Humboldt con il potere costituente? Quello di introdurre dei limiti al potere. Tentativo del tutto opposto a quello di Hegel. Hegel utilizza l'idea di potere costituente per giustificare il potere. Quindi ritorna a un'idea di potere costituente che genera lo Stato. Questa idea entra inevitabilmente in crisi nel momento in cui il soggetto che riflette su se stesso si rende conto dell'inutilità di questa riflessione. E qui noi dobbiamo sempre tenere presente il collegamento che c'è tra l'idea di potere costituente e le idee che gli stanno intorno. Entriamo però un pochino più dentro il potere costituente. Perché i rivoluzionari francesi hanno bisogno del potere costituente? Noi prima abbiamo detto in maniera molto semplicistica per giustificare il potere. In realtà, forse se seguiamo i dibattiti all'interno della convenzione ci rendiamo facilmente conto che vi è una differenza sostanziale tra chi discute sul potere costituente, vi direi principalmente Robespierre, e chi discute sulla produzione di norme costituzionali. E questo mi ha fatto riflettere perché mi fa quasi sembrare che il potere costituente sia sempre stato fuori dalle aule parlamentari della Rivoluzione francese. Si è sempre stato considerato una forza storica di per sé inarrestabile. Il vero problema era rendere eterna questa forza storica. E quindi la costruzione della categoria importante non era tanto la categoria del potere costituente come origine, quanto la categoria della norma costituzionale come modo per permettere al diritto di costruire un futuro il più possibile eterno. Pensateci, non c'è costituzione del periodo rivoluzionario che non voglia, per la produzione di norme costituzionali, più letture in legislature diverse, l'ultima delle quali formata da persone ineleggibili se avevano partecipato alle precedenti legislature. A che cosa serve una produzione di norme costituzionali che si deve ripetere con deliberazioni conformi in più legislature? Serve a bloccare la produzione di norme costituzionali. È molto improbabile, e i rivoluzionari francesi non erano ingenui, che si riesca ad ottenere una deliberazione conforme nella prima, nella seconda e nella terza legislatura.
Allora, questa idea è un'idea molto pratica che serve a costruire un futuro diverso, a bloccare il futuro. Su questo ritorneremo più volte, anche perché a mio avviso il potere costituente in realtà consiste di una clausola abrogativa. È la costruzione a posteriore di una clausola abrogativa. Dal mio punto di vista, e qui vi do subito la mia soluzione, nella filosofia politica il potere costituente svolge esattamente le stesse funzioni del teorema di Gödel in aritmetica. La coerenza di un sistema trova il proprio fondamento al di fuori di quel determinato sistema. Non esiste in matematica alcun sistema che possa essere considerato coerente senza un fondamento che stia al di fuori di quel sistema. Su questo ci abbiamo messo circa 30 anni per riuscire a dimostrare aritmeticamente in maniera coerente il teorema di Gödel, però è abbastanza chiaro. L'ultima premessa che vi vorrei fare prima di passare alla nostra nazione è che il potere costituente, a mio avviso, non è una categoria generale. Lo si legge molto male come categoria generale, è una categoria storica. Proprio perché svolge le stesse funzioni del teorema di Gödel, cioè crea un sistema coerente e ogni sistema è diversamente coerente e quindi ogni potere costituente è diverso da sistema a sistema. Quindi non ha senso, a mio avviso, ragionare di una categoria generale di potere costituente, renderlo assoluto, altrimenti avremmo soltanto un modello di Stato. Ma i poteri costituenti sono diversi. Vi anticipo quella che è la ovvia conseguenza di questo ragionamento, è che il potere di costituente è un vettore di senso, è ciò che rende coerente un ordinamento giuridico al suo interno. Che cosa succede nella nostra nazione? Mi verrebbe da dire che la nostra nazione, dal punto di vista formale, sia una nazione priva di potere costituente. Io non considererei esercizio di potere costituente la concessione dello Statuto Albertino, perché lo Statuto Albertino fin dall'inizio si pone in polemica con le costituzioni reclamate dalla rivolta di Lombardia. Nel 1848 Carlo Alberto non concede lo statuto perché lo considera una cosa da farsi, ma perché ha paura dell'idea di costituzione che sta avvenendo, si sta affermando nel Lombardo Veneto. La rivoluzione nel Lombardo Veneto era una rivoluzione che si voleva affermare con l'idea di costituzione. Sotto Carlo Alberto c'era Genova e Genova credeva nell'idea di darsi una costituzione, lo stesso Cavour, prima di diventare il Cavour che noi conosciamo, quando stava tra Genova ed Alessandria, aveva scritto sul potere costituente e sulla necessità di darsi una costituzione. Non è, secondo me, esercizio di potere costituente la marcia su Roma. Il 28 ottobre del 1922 il colpo di Stato ci sarebbe forse stato solo se Vittorio Emanuele III avesse firmato lo stato d'assedio. E questo perché, come ricorda Volpe, ma non è difficile ritrovarlo su qualsiasi cronaca giornalistica di quei giorni, il governo era dimissionario. E quindi il governo dimissionario non può presentare un atto eccedente l'ordinaria amministrazione alla firma del re, perché non gode più della fiducia del Parlamento. Mussolini definiva costituente la prima legislatura che cavalcò da primo ministro. 1923-1926 sono gli anni in cui Mussolini diceva: qui stanno la fase costituente del fascismo. Però
tutte quelle leggi, dal punto di vista formale, sono state adottate nel pieno rispetto delle norme statutarie. Nemmeno possiamo considerare il costituente l'istituzione del grande consiglio del fascismo, la vera novità giuridica del fascismo, ciò che rende apparentemente rigida la Costituzione. Questo lo dice molto bene Esposito nel 1934. La Costituzione diventa rigida nel momento in cui si prevede un procedimento rinforzato per la sua modifica. Il Gran Consiglio del Fascismo ha tra l'altro un potere esclusivo di parere su tutte le leggi costituzionali. La categoria legge costituzionale viene fuori nella legge sul Gran Consiglio. Non ritengo che sia stata costituente la notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943. Perché a mio avviso non è difficile dimostrare la coerenza di quanto è accaduto con le forme statutarie. Si trattava, come diceva Vittorio Emanuele III, di cui perdonatemi ma sono un umile cultore, di togliere un minimo di ruggine dallo statuto. Questo è quello che Vittorio Emanuele III pensa di fare con Badoglio nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Dove ci si avvicina un minimo al potere costituente è con il regio decreto legge 151 del 1944, non a caso convertito in legge dalle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Però è un regio decreto legge ed è stato adottato nel perfetto rispetto delle norme sulla produzione dei decreti legge contenute nella legge 100 del 1926 come modificata nel 1938 per effetto della legge sui pieni poteri. Però c'è in quel momento un qualche cosa che scatta e mi dispiace dirvelo, perché questo secondo me è l'aspetto interessante della Costituzione provvisoria, è un qualcosa che si avvicina molto all'avvento del nazionalsocialismo. L'avvento del nazionalsocialismo si svolge nella perfetta legalità formale perché si basa su di una legge di delegazione in bianco. La prima legge che viene adottata dalla Reichstag subito dopo la notte dei subito dopo l'incendio di Reichstag è la legge in cui si dà al governo e per quell'unica legislatura il potere di modificare la Costituzione. La Costituzione provvisoria svolge la stessa funzione, ma qual è la funzione della legge sui pieni poteri del 1934 e della Costituzione provvisoria? Costituire la clausola di abrogazione dello Statuto Albertino, costituire la clausola di abrogazione della Costituzione di Weimar. Il potere costituente nasce con l'affermazione di una clausola abrogativa. È potere costituente l'elezione dell'Assemblea Costituente? Vi direi che qui si torna invece nell'esperienza francese. Qui siamo proprio nel modello rivoluzionario, si elegge un'assemblea con il compito di stilare una nuova Costituzione. Siamo ritornati tra Montesquieu e Rousseau, tradotti da Condorcet e Sieyès. Soltanto i rappresentanti del popolo eletti a questo fine possono creare una nuova Costituzione. Però in realtà la convocazione dell'Assemblea Costituente avviene nel pieno rispetto di tutte le forme che l'hanno preceduta. E questo lo vedete bene. La catena della Costituzione provvisoria è un regio decreto legge, un decreto legislativo luogotenenziale, il decreto legislativo luogotenenziale 98 del 1946, un decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 del 1946, pubblicato in uno con i risultati del referendum istituzionale,
e che definisce le modalità di lavoro dell'Assemblea Costituente. E infine una deliberazione dell'Assemblea Costituente. Cosa c'è di fantastico in questa deliberazione dell'Assemblea Costituente? Di fantastico c'è il colmare una lacuna, lacuna che stava nel decreto legislativo presidenziale 1 del 1946. Qual era questa lacuna? Era la lacuna sulla formula di promulgazione. Perché il decreto legislativo presidenziale 1 del 1946 in realtà ha come contenuto essenziale quello di modificare le formule di promulgazione degli atti. Non più il re, non più il luogotenente del regno, ma il capo provvisorio dello Stato, e finché non è eletto il capo provvisorio dello Stato, il presidente del Consiglio dei Ministri che fa le funzioni del capo provvisorio dello Stato. Ma non parla della formula di promulgazione della Costituzione. E questo, aiutatemi a riflettere, è forse uno dei tratti essenziali del potere costituente. Il potere costituente è una deliberazione che definisce le modalità della propria promulgazione. È una direttrice di senso che stabilisce il modo in cui si può imporre al futuro. Questo è il senso della promulgazione. Il senso della promulgazione è: da qui in avanti questa norma si impone sulla realtà. La realtà è guidata da questa norma. Tutto questo si è mai più ripetuto nella nostra nazione, e qui mi verrebbe da fare una piccola battuta di quelle che uno poi si pente di aver fatto. Mi ha stupito molto che nel seminario che la nostra associazione, l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ha voluto dedicare a questi temi quest'anno a Napoli, ci si sia dedicati esclusivamente alla produzione delle norme costituzionali e non si sia parlato di potere costituente. Mi ha stupito, ma mi ha anche intrigata come aspetto, perché mi ha fatto immaginare di dire: noi ormai sappiamo che non esiste più il potere costituente, e poi cercherò di darvi una chiave di lettura a questo mio cinismo sulla sopravvivenza del feticcio ancestrale. Però abbiamo ancora bisogno di produrre norme costituzionali. Siamo entrati in un mondo che non conosce più il potere costituente, ma che conosce soltanto la produzione delle norme costituzionali. E qui proverei a vedere un po' sul significato dell'agenda italiana, e di nuovo chiederei poi di aiutarmi a vedere se le mie riflessioni possono essere ragionevoli o no. E se vi ho accennato prima all'idea per cui il potere costituente sia un vettore di senso che assicura coerenza ad un determinato ordinamento giuridico, qual è il vettore di senso della vicenda statutaria? A mio avviso, il vettore di senso vero della vicenda statutaria è il principio per il quale le élite, rappresentando se stesse, possono rappresentare la nazione. Esattamente lo stesso vettore di senso che stava dietro alla riflessione di Sieyès sul terzo Stato, che era una riflessione elitaria. Ricordatevi che Sieyès negli anni del terrore si nasconde, esce completamente di scena, non a caso, e ritorna in scena per mettere sul trono Bonaparte, il suo vero grande errore di calcolo, quello che fu definito nei giornali dell'epoca la sciabola di Sieyès, no?
Quando è che questo vettore di senso entra in crisi? La trovate in maniera meravigliosa nel libro di Marco Minghetti sui partiti politici. Il libro di Marco Minghetti sui partiti politici è un libro eminentemente polemico, nel quale è fortissima la critica dei partiti politici, ma soprattutto è forte la consapevolezza che quello che sta accadendo non può più essere rappresentato attraverso le categorie classiche dello Stato liberale. L'articolo sul divieto di mandato imperativo è un articolo che è coerente con una visione elitaria della rappresentanza politica. Però, quando il conflitto sociale diventa forte, questo modello diventa del tutto inadeguato, perché crea un ulteriore conflitto. L'idea straordinaria del fascismo, non so quanto consapevole nel fascismo, sicuramente molto consapevole nel nazionalsocialismo letto da Carl Schmitt, preso qui oggi, e devo dare tributo al dottor Santini di avermelo fatto trovare, una conferenzetta al circolo giuridico milanese di Carl Schmitt, dal titolo Gli Stati Europei a Partito Politico Unico. Cosa vi dice Carl Schmitt? Vi dice: fino ad oggi il Reich è stato il luogo delle divisioni. Divisioni di territorio, i Länder, divisioni di sovranità, i diversi corpi sociali, divisioni di classe, i diversi partiti politici. Che cosa fa il partito unico? Assorbe in sé tutte queste divisioni. Il partito politico è lo strumento per superare la crisi della rappresentanza politica. E lo è perché il partito politico è incapace di assorbire quelle determinate tensioni. Ed è quello che fa il Partito Nazionale Fascista. Cioè, tutta quella tensione che a noi fa un po' sorridere sullo Stato corporativo, il più grande fallimento del modello fascista, era il tentativo di realizzare questo. Lo Stato è lo strumento del partito per realizzare i propri fini. Ma il partito ha dei fini perché assorbe in sé l'intera società e quindi annulla il conflitto, trasforma il conflitto in unità. Questo modello ovviamente entra in crisi. Entra in crisi perché il partito unico è di per sé incapace di fare questo. E quindi noi abbiamo il nuovo modello di Costituzione che riprende dal modello fascista l'idea del partito come strumento capace di annullare il conflitto sociale, di assorbire al suo interno il conflitto sociale, ma che non riprende l'errore dello Stato fascista che era il partito politico unico. E ora domandiamoci: qual è la costituzione di questo modello? È la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale. E la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale è una costituzione che funziona sulla base della regola dell'unanimità. Regola che entra in crisi solo eletta l'Assemblea Costituente con il passaggio dal terzo al quarto governo De Gasperi e quindi con l'esclusione del blocco socialcomunista dall'esecutivo. Questo tipo di modello è un modello in cui la Costituzione è rigida, e qui riprendo un po' le riflessioni di Pace,
non perché prevede un procedimento per la sua revisione, ma prevede un procedimento per la sua revisione perché è rigida e questa rigidità è il vettore di senso complessivo. Noi riusciamo a riconoscere un senso a tutto questo perché ci vediamo un vettore di senso complessivo. Divagazione minima, velocemente. Se prima vi ho citato che era una soluzione provvisoria l'esperienza tedesca, in realtà l'assemblea costituente segue molto da vicino la nascita della Quarta Repubblica francese. Sono delle affinità straordinarie. E la segue proprio sulla base di una riflessione forte, che è come mai la prima Costituzione della Quarta Repubblica francese è crollata nel referendum popolare e si è dovuto realizzare una seconda Costituzione della Quarta Repubblica francese, perché non si è riusciti a trovare un equilibrio fra i partiti, perché nel dibattito in costituente si è lasciato fuori uno degli elementi più forti, che era De Gaulle. E qui voi riuscite a capire come tutta l'Assemblea Costituente sia uno sforzo teso verso il consenso. Questa sarebbe una riflessione veramente interessante. Io sono convintissimo che lo Statuto Albertino sia figlio non tanto della Costituzione francese del 1815 o 16, non ricordo, e soprattutto del 1830. Scusate, del 1830, perché quella è orleanista, ma quanto dell'esperienza di bisogno, quello che veniva letto in quel periodo sulle gazzette era bisogno, e quindi l'esperienza concreta della monarchia di Luglio. Così come sono convinto che la nostra Costituzione sia strettamente agganciata alla Quarta Repubblica francese. E sono anche convinto che forse la Quarta Repubblica francese sia una di quelle cose da ristudiare con una certa attenzione, e fa un po' specie che in Francia invece soffra di una sorta di damnatio memoriae, in cui di tutto si può parlare, ma non della Quarta Repubblica. Bene, da qui. Allora, scusate, volevo arrivare a questo punto. Due o tre osservazioni su che cos'è la Costituzione dal punto di vista dei poteri costituenti. La Costituzione, secondo me, non può essere considerata una norma. E questo, secondo me, perché la Costituzione, malgrado come io sia cresciuto in una scuola in cui la seconda monografia del mio maestro era intitolata La Costituzione come norma, però ciononostante, secondo me, la Costituzione soffre di qualche problema ad essere considerata normativa. Questo perché, a mio avviso, una norma è tale non perché è vincolante, ma è vincolante perché una moltitudine di soggetti vi presta osservanza in termini tali che nessuno di essi, considerato isolatamente, vi si possa sottrarre. Ma questo non è della Costituzione, perché la Costituzione esiste per effetto della spontanea osservanza che vi danno i soggetti che possono costringere gli altri soggetti a darvi spontanea osservanza, ma come possono farlo? Possono non farlo e lo fanno nella misura in cui lo considerano conforme ai propri interessi. Ve lo spiego con un esempio stupido. Il conflitto fra poteri. Il conflitto fra poteri non nasce da una violazione della Costituzione o da un'interferenza costituzionale. Nasce da una decisione di potere
di reagire a una violazione della Costituzione o a un'interferenza costituzionale. E gran parte dei conflitti fra poteri non nascono perché molte volte il singolo potere preferisce non reagire. Ma lo stesso, se ci riflettete, vale anche per le questioni di legittimità costituzionale. Il sistema incidentale è un meccanismo che limita la vincolatività della Costituzione, non la espande. Serve a rendere la Costituzione vincolante nella misura in cui un giudice, nel corso di un giudizio, ritenga che sia necessario rendere la Costituzione vincolante. Quindi è un modo per delimitare l'efficacia della Costituzione, non per espanderla. A mio avviso, se la Costituzione fosse effettivamente vincolante, la Costituzione si imporrebbe a tutte le norme, alle precedenti perché ne determinerebbe l'abrogazione, alle successive perché ne determinerebbe la disapplicazione. Però qui si entra in un'altra questione. Che cos'è la Costituzione dal punto di vista del potere costituente? È la norma sulla produzione delle norme, e in particolare sulla produzione delle norme costituzionali. L'unico vero contenuto della Costituzione è come si producono le norme, quali sono i limiti alla produzione delle norme, quindi come le norme possono essere invalidate, e di conseguenza come le norme debbono essere interpretate. È una norma sulle norme, punto e basta. La Costituzione, a mio avviso, e qui sviluppo ulteriormente la riflessione che si è fa, che ho cercato di accennarvi prima, è una norma che non può definire le proprie modalità di produzione. Quando noi si discute di potere costituente, si arriva sempre a quel passaggio in cui San Tommaso definisce Dio come causa sui. Questo è della divinità, non ritengo che possa essere una norma giuridica. Allora, che cosa fa il potere costituente all'interno della Costituzione? Costruisce attraverso una deliberazione, un vettore di senso complessivo dell'intero ordinamento giuridico e poi lo rende effettivo. Il vero segreto del potere costituente non è una delibera sulla delibera, ma è una delibera sulla promulgazione della delibera. E questo voi lo trovate perfettamente rappresentato nella ultima disposizione transitoria e finale, la 18ª disposizione transitoria e finale. La presente Costituzione è promulgata dal capo provvisorio dello Stato entro 5 giorni dalla sua approvazione. Entra comunque in vigore il 1° gennaio del 1948. Deve essere esposta per un anno in tutti gli uffici comunali, deve essere munita del sigillo dello Stato. Questo ve lo dico perché è divertente: il sigillo dello Stato in questo momento non esiste, perché il sigillo dello Stato sarà approvato il 30 gennaio del 1948, quindi la Costituzione è stata munita del sigillo dello Stato, semmai ce l'hanno messa, ma del sigillo dello Stato del 1848, non del sigillo della Repubblica Italiana, perché il sigillo della Repubblica Italiana viene approvato dall'Assemblea Costituente il 30 gennaio, quindi ben dopo il 1° gennaio. Infine, dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Il vincolo alla promulgazione. In questa maniera, noi che cosa facciamo? Torniamo all'essenza del potere di promulgazione. L'essenza del potere di promulgazione è nel modello inglese del King in Parliament. Che cosa fa il re nei confronti della deliberazione legislativa? La trasforma in legge rendendola vincolante.
il potere di sanzione regia. Ma che cos'è il potere di sanzione regia in questo? È il riconoscimento che quella deliberazione legislativa rappresenta effettivamente un qualche cosa che ha un senso per quella determinata società in quel determinato momento. La nostra deliberazione però è una deliberazione costituente, quindi è un vettore di senso. Allora noi promulgandola che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo questo vettore di senso è il vettore di senso che può imporsi al futuro. Ma se il vettore di senso promulga se stesso, è il vettore di senso che dice di se stesso io sto imponendomi al futuro. E qui forse abbiamo la riflessione sul potere costituente. E qui arrivo agli ultimi passaggi della mia riflessione, che credo di stare quasi sporando. Gli ultimi passaggi sono: primo, cosa è veramente il rigido nella nostra Costituzione? A mio avviso, l'unica cosa effettivamente rigida nella nostra Costituzione è il principio maggioritario, perché è l'unico principio che può essere modificato soltanto all'unanimità, perché ogni altra maggioranza qualificata può essere modificata con una maggioranza diversa dall'unanimità. Secondo passaggio. Il vettore di senso di cui noi abbiamo discusso sino ad ora è la rappresentanza attraverso i partiti politici, che sostituisce la rappresentanza attraverso le élite. Ma noi ci siamo anche detti che questo modello nasce nel momento in cui lo Stato riflette su se stesso. Quindi il potere costituente ha senso soltanto in uno Stato che deve giustificare se stesso senza poter chiedere a nient'altro di giustificarlo. Non aveva senso nel Sacro Romano Impero. Non aveva senso nell'Impero Romano. Non aveva senso in quella meravigliosa esperienza che non finiremo mai di studiare, che era l'Impero Bizantino. E così via. Ma qual è la vera funzione della rappresentanza politica? La rappresentanza politica, vuoi attraverso le élite, vuoi attraverso i partiti politici, svolge una funzione di intermediazione tra gli interessi. Crea un modello in cui è possibile trasferire delle istanze. È il medium tra le esigenze e chi può soddisfare queste esigenze. Questa necessità viene svolta ancora dalla politica, vuoi attraverso le élite, modello non più attuale, vuoi attraverso i partiti politici, modello che continuiamo a ritenere la nostra Costituzione materiale, pensando che Dio Vergé sia ancora vivo? No, viene svolto dal mercato. Ma se questo è vero, e potrebbe essere non del tutto falsificabile, lo Stato ha ancora bisogno di giustificare se stesso? Con se stesso? È ancora causa sui? O piuttosto è diventato l'effetto del mercato? E se lo Stato è l'effetto del mercato, quel modello di organizzazione che più di ogni altro noi conosciamo come legato alle esigenze del mercato, ma che più di ogni altro noi consideriamo
avvicinarsi alla sovranità, la polemica Burchi-Mattarella del 2 di giugno. Perché la costruzione Nansen ha visto dei flop formidabili quando ha tentato di darsi una costituzione? Perché non ne ha bisogno. Perché siamo tornati in un modello in cui lo Stato non è causa sua. E in questo modello il potere costituente è definitivamente in crisi. È sostituito, come la nostra associazione, che non a caso si caratterizza per leggere sempre la realtà dal punto di vista del principe, della produzione del mondo costituzionale e quindi di modifiche che rendano più adeguata la realtà alle esigenze di chi eteroguida la realtà. Allora, a mio avviso, a questo punto non c'è troppo bisogno di parlare di potere costituente. È un feticcio ancestrale.